No, non mi sorprende che sia andata lì, da sola di sera. No, non mi stupisce. Era un posto bellissimo, tutto era calcolato, studiato, ogni dettaglio. I tavoli, le sedie, i banconi e le luci, soprattutto le luci. Lì dentro c'era una luce magnifica. Entravi lì e sembrava di entrare in un altro mondo. Anche io lo facevo spesso, era una bella passeggiata. Andavo lì da sola, entravo e rimanevo lì. Mi piaceva quel senso di immanenza. Negli ultimi tempi era tutto pronto, come un meccanismo perfetto, il corpo di un atleta. Pronto allo scatto, capite? C'è sempre bellezza negli inizi. È la cosa più bella del mondo cominciare. Andavo lì per questo, per godermi quell'aria di inaugurazione. Passavo le mani sui tavoli e immaginavo il prossimo futuro. Lo vedevo chiaro come se fosse un film. Pieno di gente ovunque, tutti assembrati, ai tavoli, nel ladro, ai banconi del bar. E le cucine, piene di rumori, di vapori, di fumi, di sfrigoli e di odori. Le urla dei cuochi, le corse dei camerieri. Forse lei faceva lo stesso. Andava lì e immaginava il prossimo futuro. Lo facciamo tutti, no? Proiettiamo un film e diciamo: Ecco il mio futuro. E invece è solo il film del nostro stesso desiderio. No, non c'è niente di strano, non ci trovo proprio niente di strano. No, non ho idea di che cosa farò adesso, ma la vita va avanti. Il futuro prossimo è cambiato e ora bisogna programmarlo ancora. È così con le persone, tanto più con i luoghi. Brucia un posto, bene, ne faremo un altro. Magari più bello, magari più nuovo, da qualche altra parte, perché no? Faremo qualcos'altro, andremo altrove. No, non ho idea di chi possa essere stato. Ma siete sicuri che sia stato qualcuno? A volte le cose succedono così senza motivo, capita, non c'è sempre bisogno che il male abbia la firma di qualcuno. Le cose succedono anche in questo modo, dalla sera alla mattina. Un posto brucia qui, ma tra poco ne spunta un altro da qualche altra parte. Et c'est que va.